Marella Nobiletti, Garganomare e Vieste, com'è la situazione alla vigilia di una stagione che si prevedeva davvero con i fiocchi e che ora con la crisi internazionale rischia di passare in secondo ordine? Beh, prometteva molto bene, infatti abbiamo visto che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso abbiamo un incremento che si aggira intorno al 20-25% e anche qualcosa in più diciamo, del febbraio del 2021. Ora il problema è questa guerra, questa minaccia di guerra, di questa guerra che sta svolgendo tra Russia e Ucraina, che ha fermato anche le richieste, quindi dal 24 siamo praticamente fermi. E a Vieste sul Gargano in generale da un po' di tempo arrivavano anche i russi. Certo, sì, arrivavano anche loro, quindi questa situazione ci preoccupa abbastanza, proprio perché non sappiamo come evolverà, l'incertezza è devastante in questo senso. Come pensate di muoversi? In questo momento non possiamo fare altro che attendere, attendere che si risolva subito la questione, perché ovviamente non può neanche andare troppo oltre, perché davvero ci potrebbe mettere in difficoltà. Quindi ci auguriamo che arrivi presto la pace. Arrivano nel frattempo richieste di prenotazioni da parte dei turisti italiani? Sì, fino a, ripeto, fino al 24 febbraio sì, c'era molta Italia, diciamo, rispetto all'estero, però anche l'estero si stava sviluppando bene, diciamo.